Roberto Vacca, la morte di Megalopoli. Scusate, capisco. Tutto impiastricciato, cazzo. Questo racconto non è semplicemente una storia fantastica. Gli avvenimenti drammatici e violenti che portano alla caduta della nazione americana potrebbero forse verificarsi davvero in un avvenire non troppo lontano, quindi in un futuro distopico. Infatti Roberto Vacca, ispirato a questo suo romanzo, corto e impressionante, all'analisi dei pericoli incombenti sulle più grandi città del mondo e sulle nazioni più progredite, che aveva già documentato in un suo notissimo saggio, Il Medioevo prossimo 21. Tutti noi abbiamo cominciato a renderci conto, dopo la crisi dell'energia, l'austerità, i crolli delle monete, il blocco delle poste e i guai che affliggono i sistemi di trasporto e la circolazione automobilistica, che la previsione di un prossimo Medioevo avanzato 3 anni fa da Roberto Vacca doveva essere considerata come un urgente segnale di allarme. Gli uomini che in questo romanzo lavorano, scusate, per costruire il progresso e sono costretti invece a lottare per evitare una disfatta inarrestabile, potremmo essere noi stessi. La storia è vista attraverso gli occhi di Ed Burns, ingegnere, sistemista e tecnocrate pieno di risorse. Ed Burns ha costruito il proprio successo su base intellettuale e di competenza tecnica. Dovrà adattarsi repentinamente a difendere la propria sopravvivenza con la forza fisica e la violenza più spietata. Nella giungla delle grandi città i pericoli più gravi non sono quelli premeditati dai criminali, è più grave il pericolo di morire di disorganizzazione che stiamo creandoci da soli senza premeditazione. Lo scenario apocalittico della morte di Megalopoli ci mostra cosa può attenderci alla fine della strada. Se la nostra civiltà non cambia direzione, l'uomo potrà di nuovo essere un lupo contro altri uomini. Oh, lupus homini lupi, lupo, com'era più? Homini lupus, vabbè, qualcosa del genere, adesso non me lo ricordo. Lupus homini lupu. Boh, non mi ricordo. Roberto Vacca, la morte di Megalopoli. Arnoldo Mondadori, editore. Figurati, 74 Mondadori. La morte di Megalopoli. Prologo, il 18 gennaio 1993. Il 18 gennaio 1993, James Leroy Vernon, 43º presidente degli Stati Uniti d'America, tenne il suo discorso inaugurale. Era stato eletto con una maggioranza schiacciante del 74%. Dopo più di 30 anni di tempi duri e di frustrazioni, una fiducia nuova pervadeva la nazione. 260 milioni di americani ascoltavano la voce dell'uomo che avevano portato al potere. Quell'uomo aveva parlato agli elettori di rinnovamento. Aveva una storia impressionante di successi nella finanza e nell'amministrazione pubblica, nel migliorare il rendimento della macchina governativa, nel concepire soluzioni audaci e immaginose alle crisi interne e a quelle internazionali, nell'assicurare che la giustizia fosse usata per frenare i potenti e per aiutare i deboli. La voce del presidente giungeva ovunque, nelle case, nelle officine, ove la produzione era stata fermata brevemente, impaziente di riprendere il proprio ritmo accelerato, nei treni, negli aerei.
tessevano una trama di attività estesa a tutto il continente, negli edifici pubblici, nelle chiese, negli ospedali, nei bar. Siamo qui oggi non per celebrare la vittoria di un partito, ma per affermare a noi stessi, ai nostri figli, alla posterità, la fede rinnovata del popolo degli Stati Uniti d'America, della libertà, nella democrazia e nel progresso. So che le mie labbra esprimono i vostri sentimenti e la vostra ferma intenzione di risollevare il paese dopo oltre 30 anni di stasi. Pronunciamo un giuramento comune che è simbolo di una fine e insieme di un principio. Che significa cambiamento e rinnovamento, perché io ho prestato davanti a voi e davanti a Dio Onnipotente lo stesso giuramento solenne prescritto dai nostri padri 205 anni or sono. Traduciamo in realtà gli ideali rivoluzionari per i quali i nostri antenati hanno combattuto. Invochiamo le meraviglie della scienza invece delle sue polemiche. Insieme esploreremo le stelle, conquisteremo i deserti. Elimineremo le malattie, la violenza e gli spargimenti di sangue. Sfrutteremo le profondità degli oceani, incoraggeremo le arti e i commerci, formuleremo proposte serie e precise per far crescere la nostra città in modo ordinato, per fondare nuove comunità, per far risorgere le iniziative industriali, per migliorare la qualità della vita. Per aumentare la produttività e rilassare le risorse comuni, apriamo un nuovo capitolo.